Michele, oggi ti racconto la storia di un santo predicatore. Cosa vuol dire predicatore? Un predicatore è una persona che annuncia alle persone che Gesù è risorto e insegna a tutti la religione cattolica. Uno di questi era San Giacomo della Marca. In quel periodo la Chiesa era minacciata dalla corruzione e dalle eresie che portavano scompiglio e facevano perdere la giusta via anche a qualche prete poco preparato. Giacomo era stato battezzato domenico. Nacque a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, da una povera famiglia. Studiò in varie città delle Marche e dell'Umbria e fu maestro di scuola. A 22 anni rimase affascinato dall'ideale francescano, abbandonò la vita mondana per la vita religiosa, dedicata alla carità e alla preghiera. Così, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, fu ordinato frate da San Bernardino da Siena, suo primo maestro, anche lui predicatore. La sua vita fu di estrema penitenza. Si sottoponeva a 7 quaresime durante l'anno e negli altri giorni i suoi pasti consistevano in una scodella di fave cotte nell'acqua. San Bernardino gli raccomandava spesso di mangiare un po' di più, ma lui persisteva nella sua vita di penitenza, volendosi avvicinare alla sofferenza di Gesù sulla croce. Dormiva pochissimo, un paio d'ore a notte. Nonostante tutte queste fatiche, resistette alla faticosa vita del predicatore. Nelle sue predicazioni, San Giacomo insisteva sul peccato dell'avarizia e più che altro dell'usura. L'usura era la piaga di quei tempi. I poveri dovevano ricorrere a prestiti fatti da usurai che poi richiedevano interessi altissimi. San Bernardino li chiamava succhiatori del sangue di Cristo. Per combattere l'usura, San Giacomo della Marca inventò i monti di pietà, dove i poverelli potevano impegnare i propri oggetti, come vestiti, pentole o attrezzi da lavoro, e ricevere in cambio denaro o semi per assicurarsi un raccolto. Il tasso di interesse era molto basso, così che anche i più poveri potevano superare momenti difficili senza indebitarsi con gli usurai. Ora Michele ti racconto di un miracolo accaduto a San Giacomo. Un giorno si recò a cavallo a trovare un suo amico, Francesco Della Rovere, che era stato appena eletto cardinale. A Fra Giacomo premeva raccogliere il parere del cardinale sul suo libro che parlava della Vergine Maria. Si tratteneva a discutere del libro e Fra Giacomo disse: Monsignore, lasciate dire a chi vuole dire e credetemi. Il corpo di Cristo fu generato nel ventre di Maria, dalla carne, dal sangue, dalla sostanza della stessa Maria. A queste parole, una figura dipinta su terracotta della Vergine Maria con Gesù in braccio inchinò la testa in modo evidente. Il cardinale, vedendo il movimento di assenso della Madonna, si commosse, dicendo di aver assistito ad un evento prodigioso. Si alzò, staccò dal muro l'immagine, la baciò e disse che era un grande miracolo. Un miracolo a conferma delle idee espresse nel libro. Poi donò la terracotta a Giacomo. Fra Giacomo, a sua volta emozionato, abbracciò l'amico cardinale e gli sussurrò: Preparati che diventerai sommo pontefice. Infatti, 3 anni dopo, il cardinale fu eletto papa e prese il nome di Sisto IV. Preghiera tradizionale. O glorioso San Giacomo, a te ricorriamo in questo momento di necessità e di sofferenza. Non negare la tua intercessione a noi poveri peccatori ed ottienici da Gesù la grazia che tanto ci sta a cuore. Concedici di camminare dietro ai tuoi esempi. Rendici sensibili alla parola di Dio. Abbatti le nostre idolatrie. Sradica l'odio dal cuore. Distruggi tutti i germi dell'egoismo e del peccato, perché anche in noi fioriscano le virtù della bontà, dell'amore verso tutti e dell'autentica santità. Allode della Santa Trinità. Amen.